Il calcio campano dovrà tornare a essere il fiore all'occhiello dell'Italia. Giuliana Tambaro torna alla guida del calcio femminile regionale dopo la brusca interruzione della passata esperienza che aveva portato al secondo commissariamento nel giro di pochi mesi la LND Campania. La giornalista dirigente napoletana volta pagina e punta a una svolta per il calcio femminile regionale a partire dai settori giovanili, per riportare le atlete della regione fino alla nazionale. Una nazionale che ha iniziato alla grande mondiale e che si spera possa fare da traino a tutto il movimento del calcio rosa in Campania. Si volta pagina, questa volta cambiamo davvero il senso di marcia, lo facciamo con la passione, la grinta di sempre. Veramente noi vogliamo che la Campania ritorni ad essere il fiore all'occhiello dell'Italia, lo vogliamo per davvero, ci impegneremo e lo faremo con tutto il cuore, ci impegneremo a dare una svolta reale al calcio campano femminile e quindi, come diceva il presidente nel nostro programma c'è proprio la volontà di istituire una filiera concreta anche col settore giovanile per permettere di aumentare sempre più il numero di squadre, di promuovere la nostra attività. Grazie anche a voi che ci seguite e vi ringrazio immensamente e faremo sempre più iniziative affinché questa è la volta giusta ai mondiali. Io da cattolica dico: il Signore scrive frasi dritte su righe storte. Non sono andati i maschietti ai mondiali, ci sono andate le femminucce e stiamo facendo un figurone. E poi vi dico una cosa, che molte giocatrici campane meritano di stare in nazionale, per questo dobbiamo migliorare e dare una svolta concreta al calcio femminile campano. Nelle scorse settimane la CT Milena Bertolini è stata nell'Agro Nocerino Sarnese a Corbara ospite dell'evento ormai diventato canonico organizzato da Valentina De Risi. La CT diceva proprio questo: il Sud Italia, la Campania in particolare, è una fucina di grandi talenti, dobbiamo però essere ancora più bravi a saperli valorizzare attraverso le strutture, attraverso una politica di crescita già a partire dai settori giovanili del calcio femminile. Noi ringraziamo sempre Valentina per quello che fa per il calcio femminile campano. Noi la invitiamo di nuovo, ora in veste ufficiale, la invitiamo mister Bertolini a venire qui da noi e lei ha volontà di venire e a far emergere ancora di più quelle che sono le nostre eccellenze. Ci dobbiamo rimboccare le maniche, andiamo avanti e io sono abituata a sognare con la testa in alto, con i piedi a terra, ci riusciamo, ci riusciamo.